cambia, siamo noi. Scuole Naturali è una piattaforma che è dedicata a tutti i professionisti dell'outdoor education, dal nido alla scuola secondaria, passando per gli esperti esterni. È una piattaforma che si rivolge alle singole persone che ogni giorno stanno portando un contributo per il cambiamento del paradigma educativo in una maniera più sostenibile e naturale. Dentro Scuole Naturali troverete due grandi opportunità. La prima è quella di contenuti formativi online, dopodiché la seconda cosa che Scuole Naturali può offrire è quello di avere una piattaforma social. Quindi se voi entrate sul sito di Scuole Naturali e cliccate la parte di pagine verdi, vedrete che voi potete scrivere la città dove state cercando un educatore, un professionista e la categoria. A quel punto usciranno fuori tutti i profili di tutte quelle persone che si sono registrate al sito. Poi abbiamo voluto creare una sezione specifica per le attrezzature, quindi per tutto quello che è il materiale tecnico. C'è una sezione dedicata alla pedagogia, quindi alla riflessione filosofica e pedagogica generale. Nella sezione Outdoor nel mondo comincerete per esempio a conoscere l'asilo nel bosco tedeschi, con l'esperienza di Gretel, c'è l'esperienza olandese di Jael e l'esperienza spagnola di Paz Goncalves. Nella sezione di formazione online si trovano veramente tante storie e sono le storie delle persone che stanno portando il cambiamento. Quindi nella sezione della primaria noi siamo partiti dal Nido di Treviglio, che è uno spazio sperimentale 06 straordinario dove si coniuga città, outdoor, arte e natura, con Elisa Pierri, che è una persona che sta veramente portando un grande contributo in Italia. Poi se andiamo nella sezione dell'infanzia troveremo le esperienze anche nostre dell'asilo del mare, però troveremo anche le esperienze siciliane della preside Alfina Bertè, che in Sicilia in una scuola statale sta portando un contributo veramente pazzesco. Poi troviamo la scuola primaria ovviamente non potevamo non partire da Serravalle d'Asti, perché Giampiero Monaca con Bimbi Svegli sta veramente portando un cambio di paradigma, non solo dal punto di vista della natura, dell'ecosostenibilità, ma proprio del coinvolgimento della cittadinanza attiva. E anche sulla secondaria ci siamo permessi di raccontare qualcosa e lo facciamo con il nostro progetto che c'è più vicino. Partiamo con i maestri di strada di Ostia, che nelle prime video lezioni cominciano a raccontare le cause dell'abbandono, ed è bello come persone di tutta Italia si sono già iscritte dal nord al sud, hanno cominciato a scrivere i loro primi articoli, abbiamo caricato già tantissime video lezioni e c'è proprio una corsa da parte delle persone di chiamarci e di dicono dai, veniteci a trovare. Noi eravamo veramente in una situazione particolare, eravamo partiti con i bambini in difficoltà, con l'esclusione scolastica, anche quella dei bambini più piccoli. Da quella situazione lì poi siamo entrati in contatto con le scuole statali. Poi è nato l'asilo nel bosco, che ha avuto un successo mediatico spaventoso. E poi che cosa è successo? La bella notizia è che da quel momento lì scuole statali, scuole private, scuole paritarie, gruppi di genitori hanno cominciato in tutto il paese a dar vita a esperienze. E quindi il panorama oggi è incredibilmente eterogeneo, molto più ricco di quanto si potesse mai immaginare. Dentro Scuole Naturali cerchiamo proprio di raccontare tutto questo grandissimo panorama e crediamo che mancava una casa dove tutte queste esperienze potessero entrare insieme. In più si sono affacciate le università, oggi i progetti di outdoor education, le tesi di laurea sono centinaia, quindi possiamo dire che veramente il primo passo è stato compiuto. Questo rispetto anche alle ultime proprio notizie sugli invalsi che danno veramente la situazione italiana in una situazione disastrata. Noi crediamo fermamente che cambiando i luoghi tu cambi il mindset delle persone. Cominciamo a riportare veramente i bambini nelle vere aule, che sono appunto dal greco aulē, spazi aperti e ariosi. Se li portiamo lì, necessariamente gli insegnanti e i ragazzi devono reagire e agire in una maniera diversa. La scuola che cambia è questo
flusso ininterrotto di persone che ogni giorno ci stanno provando a cambiare. La cosa che però io veramente mi auguro è che questa scuola che cambia superi le barriere delle divisioni tra nido, infanzia, primaria, secondaria, università, che superi queste contrapposizioni tra scuola statale, scuola paritaria. Vorrei che veramente noi ci unissimo su dei principi più alti, in modo che questa scuola che cambia sia prima di tutto una grande comunità. A scuola ci vanno i bambini e noi come adulti abbiamo veramente il dovere di fare un passo in avanti, di non dividerci e veramente di unirci e di raccontare che questa comunità educante in Italia e nel mondo può farcela, e se si unisce tutti insieme il paradigma educativo lo stiamo già cambiando. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.